da allora ad oggi, cos'è cambiato e cosa ha voluto rappresentare la morte di Giordano? Mi permetto di aggiungere che è stato ucciso non solo perché si era opposto, ma è stato ucciso perché nella città di Gela, in quel momento, nel novembre del 1992, Gaetano Giordano era un commerciante isolato, come lo erano isolati quegli altri 4, 5 colleghi che con lui in quel momento si esposero. Cosa vuol dire essere isolato? Non c'era lo Stato? La mafia uccide, come ha dimostrato fra l'altro l'esperienza di Libero Grasse, quando ti vede da solo. Cioè quando ti vede da solo rispetto sia allo Stato, ma soprattutto rispetto ai tuoi colleghi. Quando capisce che tu sei un'eccezione e se si elimina l'eccezione, il problema si risolve. Così fu a Palermo il 29 agosto del 91 con Libero Grasse, così fu a Gela il 10 novembre del 1992. Tant'è che i risultati, ahimè, sia a Palermo che a Gela furono identici, cioè per più di dieci anni non ci fu un solo commerciante che alzasse il dito a dire io non pago. Sono numerosi gli imprenditori e commercianti che denunciano, ma ce ne sono tanti, troppi che non denunciano. Cosa dovrebbero fare? Allora, due cose possiamo dire. La prima, me ne assumo la responsabilità in pieno. Oggi un caso Giordano a Gela non si può ripetere, perché oggi nessun commerciante si troverebbe nella condizione di solitudine e di isolamento di 24 anni fa, perché l'associazione a questo serve. Il lavoro straordinario che ha fatto Renzo Caponnetta e gli altri soci ha offre ai colleghi di Gela una blindatura sociale, e questa blindatura sociale vale più delle blindature che ti vengono offerte dalle istituzioni. La seconda cosa, che rispetto al fenomeno comunque abbia denunciato un'avanguardia, e questa è la storia di tutti i posti. Così fu a Capo d'Orlando, così fu a Ercolano, così fu a Vieste, è sempre un'avanguardia quello che si espone, e poi la maggioranza dei nostri colleghi che non si espongono incassano senza aver investito nulla. È la vita.